questa è la tappa abruzzese, è un po' un fuori programma, però era assolutamente doverosa perché avete un grandissimo seguito, perciò innanzitutto all'abruzzese, che vuol dire stare alla città. Loro vengono da una regione meravigliosa, piena di storia, piena di cultura, che facciamo anche 6 concerti in Sicilia, nella loro regione, quindi l'ho voluto fortemente, un bel concerto qui a Chieti, in Abruzzo, questo bel posto davvero, devo dire. Per me è davvero un onore tornare in Abruzzo dopo i tanti viaggi e poter cantare per il pubblico abruzzese. Questa sera parlerò anche un po' in dialetto, dai, così ci facciamo due risate. Quindi sono davvero felice anche di portare i miei amici, colleghi qui nella mia regione. Ci stiamo divertendo, anche siamo andati al mare, giochiamo a calcio in spiaggia, vero? Quindi dai, sarà una bella serata. Come ha detto già lui, voi siete abituati a vivere l'Abruzzo perché ci siete stati in tantissime occasioni. Il pubblico l'avete visto, perché dopo la vittoria di Sanremo davvero è anche qui fuori, insomma, pieno di fan che vi aspettano. Questa sera ci sarà qualcosa in particolare? Noi parto dall'inizio, siamo legati a questa terra perché da ieri siamo cittadini onorari di Roseto degli Abruzzi, quindi ci sentiamo a casa. E dopo stasera faremo il nostro concerto, faremo quello che ci verrà, perché noi non abbiamo mai un copione, quindi quello che vedrete su palco è tutto naturale. Bene, abbiamo dei punti di riferimento, ma cambiano sempre. Poi l'ultima volta ci avete detto tutto quello che sapete in abruzzese. Sì, appunto, l'ultima volta, adesso evitiamo. Sing buone. Come stai? Questo è più il teramano, per chi ci sta guardando da Chieti, soprattutto da qua, dicono in modo diverso. Invece un saluto al pubblico abruzzese. Ok, ciao a tutti, siamo il volo. Mandiamo un saluto affettuoso. Niente, che cosa posso aggiungere? Viva l'Abruzzo!